Allora, innanzitutto cosa è previsto relativamente al buoni carburante? Allora, il decreto aiuti, quindi 21-2022, prevede la possibilità per i datori di lavoro di erogare dei buoni carburante per un importo massimo di 200 euro nell'anno fiscale 2022. Quindi importo massimo vuol dire che io posso dare eventualmente anche meno, o comunque stare nel massimo di 200 euro. E questi 200 euro si aggiungono ai 258 euro già previsti dal TUIR, che se vi ricordate lo scorso anno erano stati elevati a 516. Quest'anno sono stati portati nuovamente a 258, però è stato messo questo buono carburante da 200 euro. L'importo sarà deducibile dal reddito di impresa. A chi può essere erogato questo buono carburante? Può essere erogato a tutti sostanzialmente i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto. Quindi parliamo di, ad esempio, di apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori ovviamente a tempo indeterminato, intermittenti, lavoratori part-time. E due cose: non sono previsti dei limiti di reddito, dei tetti massimi, quindi per come è scritta la norma, appunto, può essere dato anche ai dirigenti tranquillamente, e non influenza il fatto che il lavoratore abbia lavorato o sia anche completamente in smart working, si possono comunque dare. E appunto, l'unica cosa è che i lavoratori devono avere un reddito da lavoro un contratto di lavoro subordinato. Quindi chi è che rimane escluso? Rimangono esclusi gli amministratori, i co.co., i tirocinanti e i lavoratori autonomi occasionali. L'erogazione è volontaria, quindi cosa vuol dire? Che io posso, come datore di lavoro, decidere se darlo ad alcuni lavoratori e ad alcuni no, posso decidere liberamente, esattamente come i 258 euro, di darlo solo ad alcuni. Però ci sono delle regole. Allora, la prima regola è che deve essere dato una tantum entro l'anno fiscale 2022. Ricordiamo che i lavoratori subordinati per il reddito da lavoro dipendente si applica il principio di cassa allargata e quindi deve essere erogato entro il 12/1/2023. Una tantum, quindi, cosa vuol dire? Che da come è scritta la norma oggi, noi comunque consigliamo ai datori di lavoro che assumono lavoratori in corso d'anno di, se vogliono dare questo buono carburante, di far fare una dichiarazione al lavoratore di non aver già percepito appunto dal vecchio datore di lavoro questo buono carburante, perché se no comporterebbe appunto l'imposizione fiscale contributiva dell'importo erogato, cioè dobbiamo pagare le tasse e i contributi sopra se il lavoratore era già preso dal vecchio datore di lavoro. E quindi quest'anno sostanzialmente abbiamo due strumenti. Abbiamo i famosi 258 euro che sono lì stabili ormai da anni, che possono essere erogati in buoni carburante, buoni spesa, ricariche telefoniche, insomma qualsiasi cosa. E poi i buoni carburante da 200 euro. Ora, la normativa non è completamente chiara in questo senso, quindi adesso andiamo a affrontare le varie situazioni, vediamo dove sicuramente l'importo è esente e dove c'è il dubbio sostanzialmente, in modo che voi possiate regolarvi di conseguenza. Quindi facciamo un passo indietro. I 258 euro di buoni spesa, che possono essere erogati anche come buoni carburante, appunto, diventano imponibili se si superano appunto i 258 euro. Cosa vuol dire? Che se io do 258 euro al lavoratore è esente, se non ha altri fringe benefit. Se invece oltre i 258 euro gli do altre cose che quindi sono liberalità di fatto, no? Tutto l'importo diventa esente. Quindi se io ad esempio do 300 euro di buoni spesa, anche se ho superato solo di neanche di circa 40 euro, mi diventa tutto imponibile. Quindi su tutta la cifra dovrò pagare contributi e imposte. Questa è la regola, diciamo, che da anni vale per i 258 euro. Per quanto riguarda invece i buoni carburante, da come è scritta la norma, sembra che indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia fringe benefit o meno, sembra che siano esenti. Però io dico sembra e parliamo molto al condizionale, perché comunque la norma appunto non è scritta in modo
chiaro, cristallino, e quindi le maggiori testate a livello di diritto del lavoro, diritto fiscale, comunque hanno messo un pochino le mani avanti dicendo potrebbero uscire dei chiarimenti che appunto che definiscono che in caso di superamento appunto dei 200 dell'importo massimo definito, potrebbe essere che vada a imponibile fiscale contributivo anche quei 200 euro, cioè che segua la regola sostanzialmente dei 258. Quindi ad oggi, per come è scritta la norma, per come è stata interpretata dai maggiori esperti, insomma, del settore, dovrebbe, cioè, questi sono gli scenari che si possono verificare. Allora, nei primi due diciamo che siamo tranquilli che c'è l'esenzione sicuramente. Quindi, caso 1, io datore di lavoro do 458 euro tutti di buoni carburante e basta. Quindi perché i 258 li do come buoni carburante, poi do gli altri 200 come buoni carburante, quindi do 458 euro di buoni carburante e mi rimane tutto esente. Nel secondo caso do 258 euro di buoni spesa e 200 euro di buoni carburante, senza altri fringe nei primi due casi. Anche in questo caso sono sicura e tranquilla che è tutto completamente esente. Caso, diciamo, un pochino incerto. Caso in cui io do 258 euro di buoni spesa e 200 euro di buoni carburante a un lavoratore che ha già un fringe, ad esempio la macchina aziendale. In questo caso, per come è scritta la norma, sembrerebbe che i 258 vanno imponibile, mentre i 200 dovrebbero essere esenti. Quindi, per ora, appunto, questa è l'interpretazione, però stiamo attenti che potrebbero uscire dei chiarimenti, invece dicendoci che anche i 200 dovrebbero essere imponibili. E quindi questo vuol dire che a conguaglio io dovrei recuperare 200 euro, far pagare le tasse e i contributi al lavoratore su 200 euro. Il nostro consiglio, quindi, qual è come esperti, diciamo, del campo, è tranquillamente non farsi problemi a dare i buoni carburante a coloro, e eventualmente i 258 euro, a coloro che non hanno fringe benefit, mentre a coloro che hanno fringe benefit, avevo due soluzioni: o aspettare a darli magari prima del conguaglio, quindi vuol dire prima di dicembre, della mensilità di dicembre, oppure sperando che escano dei chiarimenti in merito, oppure darglieli anche adesso con la consapevolezza che potrebbe essere che questi 200 euro debbano essere recuperati imponibili, quindi che dovremmo far pagare le imposte e dovremmo pagare i contributi sia come azienda che come dipendente.